l'esibizione dell'Arcos Quartet si è conclusa la rassegna dei concerti di musica da camera promossa dall'Accademia Musicale Giuseppe Verdi all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Quattro appuntamenti culminati con la performance di un giovane quartetto d'archi internazionale, costituitosi nel novembre 2009 all'Università della Musica di Lubecca. Il nome deriva dalla parola greca arché, che significa principio, origine, e rappresenta per gli antichi greci la forza primigenia che domina il mondo. L'ensemble è composto da Filippo Jesca e Roberto Dauri al violino, Claudio Lauretti alla viola, Francesca Fiore al violoncello. Benché giovani anagraficamente, i quattro musicisti hanno partecipato a numerosi corsi e masterclass, esibendosi in importanti sale, da Londra a Stoccarda, da Salisburgo a naturalmente l'Italia. Per il pubblico chiavarese è stato scelto un repertorio tratto da musiche di Brahms, Glass ed Ambrosio. L'ouverture è toccata al quintetto in Si minore opera 115 del compositore viennese, eseguito da archi con l'accompagnamento al clarinetto del maestro Mauro Luca Bellinzona. Chiavarese, organizzatore e direttore artistico dell'evento, Bellinzona ha al suo attivo una vasta attività concertistica, sviluppata con diverse orchestre da camera ed enti lirico-sinfonici. Più volte solista con orchestra, la sua predilezione va proprio alla musica da camera, che lo fa suonare nei teatri italiani ed esteri. Parallelamente porta avanti l'attività di formazione ed insegnamento. Conclusa la rassegna, il prossimo appuntamento sarà a maggio, quando Chiavari tornerà ad ospitare il Premio Internazionale di Interpretazione Musicale. Nell'occasione verrà istituito un premio speciale dedicato alla memoria di Marco Di Capua, che verrà consegnato ad un concorrente particolarmente meritevole.